Ciao, sono Valentina Bergamaschi, faccio il difensore e sono in nazionale da 3 anni. Ciao, sono Laura Giuliani, faccio il portiere e sono in nazionale da 8 anni. Ciao, sono Marta Mascarello, faccio il centrocampista e sono in nazionale da 1 anno. Mi sono avvicinata al mondo del calcio in un modo del tutto casuale. Mi sono ammalata un polmone e fin da piccola comunque il mio sogno era sempre stato quello di giocare a calcio. Allora quando sono guarita e mi hanno dimesso dall'ospedale, ho preso i miei genitori e ho detto che avrei voluto iniziare a giocare a calcio. E da lì insomma è nata un po' la mia passione e la mia carriera. Ho iniziato fino a 14 anni, ho giocato con dei maschietti in una squadra del paese e poi sono passata poi al calcio femminile, che era un po' una cosa tutta nuova per me. Ho iniziato a giocare in una Serie C per poi arrivare comunque a giocarmi un grande campionato di livello in Serie A in Svizzera, a Lugano. Poi sono passata a Neunkirch dove ho vinto diversi titoli. Poi mi sono fiondata nel calcio femminile italiano finalmente con il Brescia e fortunatamente ora faccio parte di un grande club che è il Milan. Per me il calcio è un'ossessione, è un lavoro quotidiano. Per me il calcio è ciò a cui gira intorno la mia vita. Tutte le mattine ho sempre sognato, fin da quando ero piccola, di svegliarmi e andare sul campo, mettermi i guantoni e poter fare della mia passione il mio lavoro, e questo è quello che oggi riesco a fare tutti i giorni. Da donna, quando ero piccolina, mi sono sentita dire spesso: sei un maschiaccio, non puoi giocare con noi perché sei una femmina. Però poi a livello personale non sono andata mai ad affrontare altre problematiche, fortunatamente. Al giorno d'oggi sicuramente anche i pregiudizi stanno cambiando, anche la mentalità in Italia sta cambiando, ma come nel mondo, e sicuramente stiamo facendo passi in avanti, dobbiamo continuare in questa direzione per fare in modo che anche il calcio femminile, ma come tutto lo sport in rosa, abbia il suo spazio in un mondo in cui se lo merita. Per me essere parte di una squadra significa che ogni singolo mette a disposizione le proprie qualità, il proprio carattere e appunto a disposizione della squadra. Quindi è un po' annullare il singolo per pensare al bene della squadra. E penso che quando tutte le giocatrici, tutto lo staff, tutte le persone che fanno parte di una squadra riescono a fare questo, allora si riescono a ottenere grandi risultati. L'ultima che ho avuto è sicuramente l'emozione più grande del Mondiale in Francia e credo che quella sia l'apice di un traguardo veramente fondamentale nella mia carriera. E poi vabbè, ho avuto anche grandi successi con le nazionali minori, però spero di togliermi qualche altro sassolino dalla scarpa con la nazionale A. Abbiamo tanti obiettivi e speriamo di raggiungerli. Ma da portiere parlare di sconfitte è sempre abbastanza delicato. Sinceramente non mi piace vedere la sconfitta sotto un punto di vista negativo, anzi la sconfitta solitamente riesce a darti tantissimi spunti di miglioramento e di lavoro. Naturalmente se vista in un'ottica propositiva. Quindi sicuramente ti parlo da portiere, quindi ti parlo anche di un ruolo molto diverso da quello degli altri in campo. Ti dico, la sconfitta può essere anche un gol subito, per esempio. Per noi il gol subito è un punto di inizio, di analisi, di preparazione, di allenamento, di miglioramento personale, che ti può portare appunto in una direzione di grande miglioramento anche di squadra, se visto poi in un contesto collettivo. Di conseguenza la sconfitta va sempre presa con le pinze e a volte una sconfitta fa meglio di una vittoria, soprattutto se ci sono delle cose da analizzare che se no con una vittoria passerebbero in secondo piano. Quindi a volte ben venga anche quella. Penso che la motivazione, soprattutto per noi che abbiamo deciso di fare uno sport che appunto è considerato prettamente maschile, la si trova in tutto il percorso che abbiamo fatto, quindi in tutti i piccoli, grandi ostacoli che abbiamo dovuto superare durante la nostra carriera. E la trovo arrivando al campo e
guardando le mie compagne, vedendo l'impegno che ci mettono loro e quindi prendendo da ognuna di loro la forza per ogni giorno dare il 100%.